Buongiorno, good morning, hello. Allora, stamattina siamo sotto questa bellissima noce. So this morning we're underneath this beautiful walnut tree. His leaves, walnut tree leaves, le foglie del noce. Allora, il tema di oggi è rallentare. Okay, so the theme of today is really slowing down. Per me è molto difficile andare in lenti. Buongiorno a tutti, buongiorno. For me it's really difficult to slow down, okay? Per me è molto difficile rallentare. Forse per voi è facile, però comunque in questa pratica rallentiamo un po'. So today, the emphasis of today is to slow down. Perhaps you're slow people anyway, you know? So cosa succede quando rallentiamo? Cioè non dobbiamo fare. Forse facciamo anche qualcosa di micro movimento lentissimo. Perhaps we would do something really like minimal. But slowing down is. It invites us and helps us to be really present with where we are and who we are and what we're doing, let's say. Quindi rallentare ci aiuta a essere molto presenti e sentirci e non saltare subito nel corticale, nel motorio. So when we're moving slowly, we're in our sensorial cortex and we don't jump into our motor cortex. So it just gets us out of this fight and flight mode of anxiety and stress. È un modo per uscire fu fuori questo meccanismo di lotta e fuga, no? Del sistema nervoso simpatico. Vogliamo entrare nel parasimpatico. Dobbiamo abituarci un po' a questi termini se non vi sono familiari. So we have to get used to these words, like with our nervous system, the parasympathetic. We have to get used to these words and understand what they mean. Allora, pratichiamo, no? Che dite? Yeah! Allora, piano, molto piano, vado verso la mia sedia, very slowly, I'm gonna move towards my chair. I'm gonna sit down slowly, take everything calm. And we take a nice deep breath slowly, facciamo un respiro profondo molto lento con le braccia. Ancora. Non so voi. Ok? Cerco di parlare un po' più forte. Non so voi. Mi sono accorto stamattina che sono molto più sciolto di spalle per il ritmo. Cioè, innanzitutto perché prendo poco la macchina, non guido, no? Quando guidiamo siamo molto tesi, quindi non so se state guidando di più o di meno del solito. I was just saying that this morning I noticed that I'm really much more loose in my shoulders and it's got a lot to do with driving less, you know? Driving is a big stressor on the body. I don't know if this is happening with you guys. Non so se questa vale per voi. Vabbè, comunque, continuiamo, pratichiamo. Allora, questo movimento qui, inspirare su, espirare giù, inspirare avanti, espirare e continuare a espirare. Anche un po' più lenti. So we're going to breathe in, breathe out down, breathe in forwards, breathe out, now breathe out. Espirare, breathe out, inspirare. Espirare.
Espirare. Ancora più lenti e lungo il respiro, quindi so even a bit slower and the breath even longer. Profonda con le braccia. Now, the movement, we're going to do some movement. The movements are going to be like this. I'll do it quickly first to show, and then we'll do it slowly. I movimenti saranno quelli che faccio adesso. E, faccio medio velocità, poi le facciamo più lenti insieme. Quindi è lungo la gamba e il braccio indietro. E espiro giù. Inspiro così. Facciamo lenti, quindi mettiamo la mano sulla sedia. Let's hold on to the chair with a hand, so breathe in. Espirare. And we go a little bit back. Continue. My wind break just dropped down. Buongiorno a tutti. Okay. So now we do this one. Now sideways, okay? E facciamo lateralmente adesso. Bene, very good. So straighten our leg and bend over with the arm. So we breathe in, breathe out. Anzi, facciamo sullo stesso lato un po' di volte. Let's do it on the same side for a few times. So you breathe in and breathe out. We're like really curving our back. Curviamo la nostra schiena quando espiriamo. Other side. So we're not really going down far, non ci abbassiamo molto, è più curva. We're making more of a curve in the back here.
Great. Ora così, lenti, lenti, andiamo giù da una parte, rilassando le spalle, il braccio, la testa. So very slowly, we're just gonna go down one side, relaxing everything. Ah, respirare qua, un momento, sentire che tira qua, feeling it's pulling here a little bit. Come le sentite il corpo oggi? How do you feel your body today? Piano su, piano. E giù l'altra parte. Aprire bene i piedi per stabilità. Open the legs wide for stableness. This arm is relaxed, totally relaxed. Questo braccio qua è completamente rilassato. Anche quest'altro. Non vado tutto giù, dà fastidio al collo. I just go down a tiny bit where I feel it pulling, ok? Okay, very slowly coming back up again. Profonda. Come dire, per mantenere l'interesse alto con i movimenti lenti, dobbiamo essere aumentare l'attenzione sul movimento, quindi se faccio così lento, sono godo di ogni centimetro. So, to stay focused with these slow movements, because there's a tendency to be distracted, I try and be as aware as possible and enjoy every centimeter of the movement. Okay, so we breathe out, espiriamo. Notate che è diverso? Do you notice that it's different? Possiamo fare di meglio, we could do it even better. So again, breathe out first, espiriamo prima. Inspirare. Diventa così spontaneamente che il movimento è guidato dal respiro, cioè il respiro guida il movimento. So it always happens spontaneously that the breath, that the movement is being moved by the breath. So let's do it one more time. Facciamo ancora una volta. Ancora più intensa la nostra attenzione. So even more intense our attention and our awareness of what we're doing. So breathe out. Espirare. Chiudiamo un secondo gli occhi, close eyes a moment, just feel the effects. Bene, piano apri gli occhi, slowly open eyes. So now, giro, così mi vedete meglio. I'm just going to turn so you can see me better. So slowly, we're just going to go down flat. Andiamo giù con la schiena piatta. E quando arriviamo giù, curviamo la schiena e torniamo rotondi su. Semplicissimo, ok? So that's really easy. So slowly do this, we'll do this movement a few times, very slowly. So go down forward, flat back, andiamo avanti con la schiena piatta e poi arrotondiamo la schiena, we're rounding our back off.
they come back up slowly, and the shoulders at the end, they roll back, le spalle alla fine vanno indietro, ancora giù, sac, lasciare, rotondi, tornare su, sempre consapevole anche dei piedi, so always feeling our feet as well, again forward, down, and slowly come back up. Ancora più lenti, so it's even slower. Se ve la sentite, provate anche ad occhi chiusi. If you feel like it, do this with eyes closed. Do it 5 times, let's say, 5-6 times. Facciamo 5-6 volte. Occhi chiusi, lenti, lentissimi. Really, really slowly, really slowly. Feeling every part of the body moving. Sentire tutti i vari pezzi del corpo che si muovono. Alla fine la testa si rilassa. Torna su. Ultima volta, it's the last time. Sentire un po' gli effetti, occhi chiusi. So just feeling the effects a moment, eyes closed. Profonda, medio. So il vantaggio anche del movimento lento è che la mente si quieta. So a useful benefit of moving slowly is that the mind starts to slow down a little bit. Not become sleepy so much as just relax. Cioè non è che ci viene sonno, cioè può essere che ci viene sonno, ma it's like this just slowing down, questo rallentamento del rilassamento dei pensieri. Allora facciamo ancora questo, però con le braccia su, andiamo dritti e torniamo rotondi, così faccio vedere di lato. I'm just going to show you sideways, so go forward with the hands like this. And then I roll up. Zoop, tac. 3-4 volte lenti, ok? Va bene? So
that good? Slowly. So forward, coming forward, coming forward, coming forward. And then rolling up. Forward and forward and forward and forward and forward. And rolling up. And two more times. I've got to do all the suck. L'ultima volta e zac e zac. Ah. Ah, bello, no? Good, no? Beautiful, wonderful. So hands like this. Andiamo quanto possiamo lontani. So we're gonna stretch as far as we can to one side and the other. Keep your feet wide so they balance. Tenete i piedi larghi così manteniamo l'equilibrio. Ok, find the center, troviamo il centro, chiudiamo di nuovo gli occhi, un secondo. Mani dietro, veniamo un po' più avanti. The hands are behind us on the chair, we sit a bit further forward, and we're just going to breathe in. And raise our chest and then breathe out, come to normal. So I'll show you on the side, faccio vedere di lato, inspiro su, apro, espiro giù. No, just come back to straight. Torniamo solo dritti, quindi inspirare su, espirare. Callie is with us, but she's like sitting down on the back there. Kali, ciao! ok, continuiamo questo. Non dobbiamo forzarlo. We don't have to like put in so much effort, you know? Just sort of pops up on its own. Se creiamo le basi giusti, l'esercizio viene da solo, viene su da solo. Okay, so if we create the right foundations for this movement, the position just grows out of it. Se ci è comodo, manteniamolo per un po' questa posizione. If it's comfortable for us, we're gonna keep it for a little bit longer. So, even just a tiny bit, so you just feel it's opening here. Anche solo poco, che lo senti che apri qua, anche apri la bocca dello stomaco. Just so it's opening here, perhaps you can feel the stomach opening a little tiny bit. And breathing, e respirare, manteniamo la posizione, staying here, breathing. Respirazione lento, lungo e lento, the breathing is long and slow. Tornare. Il respiro può diventare come una cosa che gustiamo, come quando beviamo un vino molto buono, o non so, un pezzo di cioccolato, dove l'assaporiamo proprio dal naso. So our breathing could be like tasting good wine or good chocolate, you know, really tasting it. So we're breathing in and we're tasting this air.
diciamo che quando iniziamo a percepire l'energia nel respiro, il prana, lo fissiamo di più nel corpo. When we can like feel like taste the energy in the air, the prana, then it fixes more in our bodies. And you feel it right up here. Sentiamo fino a qua. Bellissimo. So, very slowly. Il movimento è statico, ma il respiro è lungo e lento. So the movement is static, stationary, but the breathing is really long and slow. La lezione dell'altra volta sui spirali si sente ancora nel corpo. The lesson from last time on the spirals and the circles, we can still feel it in the body. Try and feel this centeredness that gave us. Ritroviamo questa centratura che ci ha donato quella sessione lì. Ok, piano tornare, because we are moving slowly today. The other side. Cioè, queste pratiche ci offrono un allenamento veramente a 360 gradi, no? These practices, these sessions, they give us a training, a 360 degree training, if we like, no? Training to move more slowly, training to breathe. Training to appreciate, allenando il respiro, allenando la lentezza, allenando l'apprezzamento. Tornare. Torsioni. We're gonna do some twists now, slowly. So let's do like I'll do it quickly first of all. La faccio un po' più veloce per far vedere. Cioè così, zac, zac. But we do it. Let's say we breathe in, breathe out, without crossing over. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Inspirare, espirare. Inspirare, espirare. Più lenti, bit slower. Brilliant! Facciamo una torsione tenendo la posizione. So we're just gonna hold the twist, breathing, togliendo tutti i muscoli superflui, so getting rid of all the unnecessary work and effort and tension. Breathing slowly. Slowly and deeply. Dolcemente, piano.
Non fate troppo, se no dà fastidio alle costole. So come back slowly, don't do it too much or too quickly, otherwise it hurts the ribs, eh? So the other side. Prima di andare a fare qualcosa in piedi, facciamo questa. So before standing up, we're just gonna do this, coming forwards. Breathing, respirare lungo e lento. Testa e collo sciolto, head and the neck is loose. Cambio, l'altro lato. Respirare lungo e lento. Ok, excellent, benissimo, in piedi, piano piano, piano. Ok, lenti, giriamo il braccio, so very slowly, we make turn our arms, inspirare su, espirare giù. Cambio lato, change sides. Inspirare su, espirare giù. So breathing in and breathing out. And out. Let's do two loops around the chair, walking very slowly. Camminiamo molto lenti, due volte attorno alla sedia. Heels first, talloni prima. Spalmare il piede. Slowing down and change. Inspirare, espirare.
E piano giù. 5-6 respiri giù. 5 o 6 breaths down. Relax the head. Rilassa la spalla. La testa, le spalle. Relax the shoulders, the arms, the back. Respirando lungo e lento. Breathing slowly and deeply. Very slowly come back up again, sitting. Allora, facciamo una pratica ora, una pratica di lentezza, dalle mani qui a qui, ok? So we're going to do a very slow practice, where our hands are here, and then they are here, ok? Il fatto è che ci muoviamo quasi impercettibilmente, ok? So, ci prendiamo forse 5 minuti per fare questo. Are you ready? This needs some courage to do this practice, eh? Abbiamo bisogno di coraggio per fare questa pratica. Cioè, mi muovo lentissimo, lentissimo, lentissimo fino ad arrivare qua. Ok, occhi chiusi tutti quanti. So we're gonna be moving really slowly. It's gonna need courage to do this practice, but it's 5 minutes. It's not like 20 hours. So sit up straight. Sediamoci dritti, occhi chiusi e ci muoviamo lentissimi. Ok? Non dico niente. Ognuno lo fa da solo. Se arrivate prima, veloce, magari riiniziate da capo più lenti. So if you get up really quickly and see that we're still doing it, I'm still doing it, then perhaps start again, or just breathe whatever you feel like doing, o se no respiri quello che ti senti di fare. Ok, facciamo.
piano piano risentire il corpo, l'ambiente, slowly slowly begin to feel the body again. Space. Massaggio. This is like a taster moving a bit more slowly. So, chiudiamo qua oggi e magari non iniziamo a correre, fare milioni di cose ora. Take it easy. Perhaps let's not just go start running around doing lots of things now. Take our time out. E grazie. E questa settimana dalle 4, alle 4 e mezza, 5 minuti, facciamo questi piccoli incontri in diretta, la faccio sul mio profilo, un po' più dinamici, questi momenti qua, cioè in 5 minuti fai un richiamo, mezz'ora, 40 minuti facciamo una pratica insieme. So this is at 4:30 European time, we'll be doing these 5 8 minute sessions, just getting some break from the computers for our work. So, grazie mille, thank you, and see you next time.